Allora, sono con Giovanni Vianello, Michele Sodano, siamo qui alla Camera, perché Giovanni, studiando un po' il decreto bollette, ha scoperto un'altra cosa che riguarda il Sud e i fondi che dovrebbero andare al Sud e che purtroppo, anche probabilmente perché la Lega spinge. Allora, questo è il decreto, lui è Giovanni e ciao. Questo è il decreto, misure di rigenerazione urbana. Cosa è successo? Allora parliamo del decreto bollette, quindi si discuterà nella prossima settimana, ma noi lo stiamo già studiando. Abbiamo visto che 40 articoli, metà, non c'entrano nulla con le bollette di energia e sono su tutto il resto, è la prassi di fare insomma di tutto un po'. E comunque un altro, sempre sensibile un attimo, il decreto, l'ultimo decreto bollette che hanno fatto, avevano detto che sarebbero a settembre, avremmo avuto delle bollette più basse. La bolletta dicembre-febbraio, e ve la potete controllare anche voi, è stata più bassa? Perché io ho bollette che da 200 euro sono arrivate a 560 euro, quindi immagino che un altro decreto bollette come questo non avrà nessun impatto sulle vostre bollette. Sì, esattamente, perché sono tutte misure palliative momentanee e temporanee. E pochi non soldi. Non c'è nulla di strutturale, non si vanno a colpire le cause, ma questo lo vedremo poi adesso insieme, lo vedremo durante il decreto bollette. Però nel decreto bollette c'è un'altra cosa che non c'entra nulla con le bollette, rigenerazione urbana. Allora, dovete sapere che quando eravamo al governo Conte 1, Conte 2, insomma, eravamo riusciti a fare un bando per le periferie, per la rigenerazione urbana, per permettere a quei comuni per migliorarle. Che hanno un alto tasso di disoccupazione, disagio sociale, degradazione, di ridurre il gap rispetto a quei comuni più ricchi. E ci sono stati questi fondi destinati, le graduatorie hanno dato quasi tutti i comuni del sud. La maggior parte sono comuni del sud, ovviamente il divario è chiaro che più è per il sud. Alcuni comuni del nord non ci sono rientrati perché stanno meglio, diciamo. Cosa ha fatto la Lega? La Lega aveva fatto una battaglia per una mozione che sono riusciti a coinvolgere tutto il Parlamento, perché la Lega governa qui, mentre chi ha preso il 50% dei voti al sud non conta niente. Con questa mozione si è tradotta poi in questo articolo 28 del decreto bollette, per cui stanziano 900 milioni di euro per scorrere con quelle graduatorie. Quindi arrivare a pagare quelle città del nord che non erano rientrate. Anche quelle città del nord che erano inserite secondo quei criteri. Che non dovevano rientrare in base ma al bando. Ma la cosa abominevole, uno dice vabbè l'importante è che diamo soldi ai comuni, qualcuno potrebbe dire. Il problema però è da dove le prendono queste risorse? No, allora, l'importante è non fare una battaglia tra nord e sud, però in realtà se uno vuole ridurre il divario deve per forza aiutare chi è più indietro. E tra l'altro se quello che è più indietro arriva al suo stesso livello ne beneficiano tutti. Quindi non è che è una questione di lotta tra nord del sud, però dice andiamo avanti, va bene che li danno i comuni. Dove li prendono questi soldi? Dice Giovanni. Lo scopo era proprio quello, era quello di ridurre il gap tra i comuni, è una misura di equità finalmente. Dove li prendono i soldi? Allora li vediamo qui. Per esempio, per questa basta per leggere sì. Rischio idrogeologico, messo in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, quindi 40 milioni li levano da soldi che servivano per ridurre il rischio idrogeologico, che in Italia sapete è efficientamento energetico, che è quello che poi, scuole, che poi aiuta a ridurre le bollette, quindi tolgono da questi fondi. Ah, giusto, e poi ancora altri 150 milioni da investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio. Cioè prima ti fanno la norma, ti danno i soldi per queste cose, vanno in TV e dicono vi abbiamo dato i soldi per fare queste cose, poi fanno un'altra norma, ti levano quei soldi, tu neanche te ne accorgi e si fanno di nuovo in TV, abbiamo messo i soldi per fare questa cosa. E ti metto in evidenza anche un'altra cosa. Non è che noi abbiamo i problemi di dissesto idrogeologico maggiori, non è che abbiamo problemi di sicurezza delle scuole, degli edifici, soprattutto al sud. Quindi sostanzialmente per fare quelle graduatorie che favoriranno l'ingresso di molti comuni al nord rispetto a quelli del sud, vanno a togliere soldi a tutti i comuni italiani, ma che hanno bisogno di queste cose, e molto spesso sono proprio comuni del sud. Incredibile. Questo è il governo dei migliori. Il governo dei migliori. La Lega, volontà Lega, ma la Lega quella è Lega Nord, il problema è gli altri che fanno. Scusate, ma dobbiamo informarvi su cose che nessuno vi dirà. Ciao a tutti.